Una V-139 a terra sulla pista all'esterno dell'hangar della sezione aerea della Guardia di Finanza di ritorno da un volo speciale con un passeggero speciale, Babbo Natale e il suo ricco carico di doni. Ad attenderlo centinaia di bambini e i suoi fidatissimi elfi. È il giorno di Babbo Natale in elicottero, organizzato come ogni anno dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, guidato dal colonnello Antonio Caputo, in collaborazione con il Roan e il suo comandante, il tenente colonnello Salvatore Vaporieri. Un momento di festa e solidarietà per i bambini dell'Agbe, del quartiere Rancitelli e per i tanti figli dei finanzieri che operano quotidianamente sul territorio della provincia adriatica. Sì, c'è molto baccano, c'è molto rumore di sottofondo, però è un suono perché è il suono dei bambini e degli animatori che cercano di rallegrare l'ambiente, insomma. Natale è un momento di festa e quindi siamo qui per festeggiare insieme anche ai bambini, diciamo, della città, quindi di Rancitelli, delle associazioni. Quindi è anche un momento di inclusione. Di fratellanza. La Guardia di Finanza non è soltanto una forza di polizia, ma è un organo dello Stato e quindi è vicino al cittadino. Il nostro motto è noi con voi, quindi la Guardia di Finanza è vicino al cittadino, è al servizio del cittadino in tutte le forme possibili. Questa è una delle forme possibili. È un momento particolare che, diciamo, stiamo organizzando ormai da qualche anno proprio per affrontare un po' meglio il Natale, cioè si accolgono tutti i familiari degli appartenenti alla Guardia di Finanza e non solo, anche di associazioni solidali, dove per condividere appunto un momento di convivialità, aspettando appunto il Natale.